Ciao a tutti, mi presento, sono Jimmy Giannini e sono un appassionato di vino. La mia passione per il vino nasce qualche anno fa e con il tempo sono riuscito a farmi una piccola cantina dove tengo la mia collezione che oggi conta più di 400 bottiglie provenienti da tutta Italia e anche un po' dalla Francia. In questo video vi parlo brevemente dei vini che vado ad assaggiare, dandovi informazioni sull'azienda che li produce, la storia, il territorio e la sua scheda tecnica. Buongiorno a tutti, continuo a parlare di Bordeaux 1600, un altro cambiamento veramente importante. Infatti, fino ad allora veniva fatto un vino scarico, leggero di colore rosato, che era chiamato Claret di Bordeaux, che però trova a livello di importazioni la concorrenza di altre bevande molto più intense, più ricche, come il caffè, la cioccolata ed il tè. Quindi cosa succede anche in maniera intelligente? I proprietari dei castelli, insieme ad altri grandi finanziatori anche esteri, decidono di cambiare la vinificazione, facendo così un vino rosso vero e proprio con molta più struttura. Un altro passaggio importante è il tipo di affinamento. Infatti venivano utilizzate botti grandi, che però avevano un problema, che non potevano essere trasportate. Quindi si iniziò a utilizzare botti più piccole, vuole il caso che erano da 225 litri, le famose barrique. Da considerare anche che in quel periodo i viaggi tra Bordeaux e l'Inghilterra erano abbastanza lunghi, quindi una volta che questi vini arrivavano a destinazione si presentavano con caratteristiche di maggiore completezza, una gamma aromatica migliore, il vino era proprio più completo. Uno dei primi vini rossi ad essere conosciuto nel mondo era quello che nelle taverne inglesi chiamavano O'Brien, quello che noi appunto oggi conosciamo come Chateau Aubrion. Altre due date importanti: 1652 viene fatta la prima bottiglia di vetro in Inghilterra. Un'altra data importante è il 1685 con l'adozione del tappo di sughero che seguirà l'incremento, la diffusione anche poi di conseguenza del vino.